Benedetto XVI sostiene, ha sostenuto più volte, in più scritti, in più discorsi, che la crisi che si sta vivendo oggi dentro la Chiesa è una crisi che nasce dalla crisi liturgica. Infatti, se vi capitasse, io vi inviterei a leggere, non dico tutto il volumone dell'Opera Omnia di Benedetto XVI che è in via di corso di pubblicazione, dedicato alla liturgia, e non è un caso che quello sia il volume numero 13 o numero 16, mi pare, ma è uscito per primo. Quindi c'è un'urgenza liturgica all'interno della Chiesa proclamata al Papa, e quella urgenza liturgica è un'urgenza che ha una natura dottrinale, anche perché si prega così come si crede e si crede così come si prega. Quando nel IV secolo Ario, l'eretico Ario, volle propagare la sua eresia, che cosa fece? Non è che fece tanti trattati, compose degli inni liturgici e religiosi. Sant'Ambrogio, per combattere Ario, che cosa fece? Non stette neanche lui a comporre delle opere teologiche, compose degli altri inni liturgici e religiosi, sani dottrinalmente. Quindi, perché attraverso quello che noi vediamo, quello a cui noi partecipiamo, quello che noi sentiamo durante una celebrazione della Messa, passa tantissimo. Quindi bisogna ripartire sicuramente da lì, e ripartire da lì attraverso una concezione, un concetto molto chiaro. Si possono dire un miliardo di altre cose, ma una cosa molto chiara deve essere per tutti: la liturgia non è un diritto dell'uomo, la liturgia è un diritto di Dio. Cioè è Dio che ha il diritto di essere adorato così come ci dice di fare Lui.